Di recente nel mio server Minecraft sono comparsi giocatori davvero strani. E grazie ad una vostra segnalazione ho scoperto un IP di un server che veniva spammato senza sosta. Così ho deciso di infiltrarmi per indagare. E quello che ho trovato è un proprietario di un server estremamente tossico, che non faceva altro che abusare dei suoi comandi su tutti i giocatori. Ma la mia domanda è: ma chi si cela veramente dietro questo proprietario? E io sono pronto, mi trovo nella schermata principale di Minecraft, sono pronto per entrare nel server e andare a vedere ciò che succede. Questo server mi è stato segnalato da un giocatore, o meglio da un mio marchesino, un mio fan, e mi raccomando ragazzi, se anche voi, ve lo ripeto sempre, avete segnalazioni, mandatemelo su Instagram, questo è il mio profilo, mi raccomando ragazzuoli, perché lì io vi leggo tutti e rispondo e alcune volte mi faccio anche qualche chiacchiera con voi, quindi seguitemi e comunque segnalatemi tutto ciò che vedete sia nel mio server Minecraft che non, perché comunque mi piace anche infiltrarmi in nuovi server come state vedendo. Abbiamo l'IP, abbiamo tutto, quindi non perdiamo tempo, andiamo nella sezione multigiocatore e vado ad inserire l'IP. Nel messaggio c'era scritto, come state vedendo adesso qui a schermo, che è stato trovato un cartello su MetaMC con l'IP di questo server da parte di un giocatore. E quindi ragazzi ho detto ok, si tratta del mio server Minecraft, cioè il mio server Minecraft di mezzo, e vuoi che io non vado a vedere ciò che sta succedendo all'interno di quest'altro server dove si parla di un owner molto particolare. Ragazzuoli, sono pronto, non so quello che mi aspetta. Oh, Marcus Joined, ci siamo. Siamo dentro il server. Ok, ce l'abbiamo. L'abbiamo. Oh, ma perché mi sta ammazzando? Perché mi sta... Sono appena entrato nel server. Posso... Posso giocare o non posso giocare? Cioè ragazzi, avete visto che questo owner è veramente strano? Che cosa vuoi? Non mi puoi... Ma perché mi devi picchiare? Perché? Cosa ho fatto? Lasciami in pace, lasciami in pace. No, per favore. No, per favore, non mi ammazzare. No. Voglio solo giocare, non ti sto facendo nulla. No. Michael Cycle 00. Ma non sto facendo nulla, perché dovrebbe mai ammazzarmi, ragazzi? Puoi lasciarmi in pace, teleporto di YouTube, Michael. No, ma mi puoi lasciare in pace? No. Io sfrutto questi secondi di avere appunto invincibilità. No, per favore, non ho fatto nulla. La, non posso giocare. Per quanto tempo dobbiamo continuare in questo modo? Per quanto tempo vuoi continuare veramente ad ammazzarmi in continuazione? Ma ragazzi, ma mi dite nei commenti se io risulto veramente così antipatico e non ho fatto nulla di male a nessuno. Dopo essere morto innumerevoli volte per colpa della lava che lui piazzava sotto i miei piedi, sfruttando comandi e altre scorrettezze, sembrava finalmente avermi lasciato in pace. Ok, sembra che mi ha lasciato in pace, ragazzi, è ancora nel server. Oh, tra l'altro in lontananza vedo un villaggio lì da quelle parti. Prendiamo un po' di legno, ragazzi, voglio più che altro vendicarmi. Perché io dovrei farmi trattare in questo modo da una persona che effettivamente nemmeno conosco, perché non so chi è? Ha creato un server e l'ho spammato all'interno del mio server di MetaMC nella mia modalità survival. E quindi perché dovrei farmi trattare in questo modo? Ora, se lui adesso non se ne sta accorgendo che forse sto facendo qualcosa meglio, non lo vedo più. Per me ragazzi va più che bene, perché in questo modo mi posso vendicare per bene. Allora prendiamo un piccone, mi prendo direttamente anche un'ascia, così posso prendermi sicuramente più legno. Ah, il problema è che adesso molto probabilmente, non vorrei dire cavolate ragazzi, ma secondo me si iniziano a vedere gli avanzamenti in chat. Cioè, o meglio, se io adesso prendo la pietra, molto probabilmente uscirà che appunto ho preso la pietra, vero? No, non esce che ho preso la pietra? Ok, va bene. Se non esce in chat nulla, molto probabilmente perché avrà modificato delle impostazioni dal server che non escono gli avanzamenti. Non ho idea ragazzi, va bene, ma a me va più che bene, eh. Vediamo se mi faccio il piccone, esce qualcosa. Non esce nulla in chat, ok, esce solo che appunto sono morto. Ok, va bene. Come prima cosa che voglio fare è sicuramente recuperare un po' di cibo, perché non ho cibo e non credo di poter sopravvivere di notte senza cibo, senza nulla. Soprattutto una persona che letteralmente mi ammazza in continuazione. Ma va bene, ok, signora pecora, per favore puoi morire, grazie mille. E già si sta facendo notte, ok, sapete cosa ragazzi, sento che si sta facendo notte, io non voglio assolutamente passare tutta la notte qui fuori, perché sinceramente non me la sento, ok? Non me la sento per niente. Posso, secondo me, andare in una miniera, quindi andare direttamente a recuperarmi degli utensili super potenti. Sapete perché? Perché voglio vendicarmi. Vi faccio una domanda: a voi piacerebbe, ragazzi, che una persona che nemmeno conoscete vi tratta in questo modo? Vi inizia a killare, vi inizia ad abusare dei suoi poteri da owner per sentirsi grande. Oh, io sono owner, allora posso abusare dei miei poteri, tu non vali nulla. No, ragazzi, a me non piace una cosa del genere. Ed è per questo che voglio vendicarmi e voglio fargliela pagare. E ora iniziamo a settarci degli obiettivi, perché la cosa più importante ragazzi è metterci degli obiettivi raggiungibili ovviamente. E ovviamente una volta raggiunti i primi obiettivi possiamo iniziare a vendicarci di questa persona. Voglio tranquillamente andare a scavare ma un pochettino di ferro per iniziare a farmi un'armatura potente. Però io da come vedo lui ha un'armatura di netherite. Ragazzi, non potrò mai e poi mai combattere una persona che ha un'armatura di netherite, cioè veramente potente. Soprattutto se ha anche una spada incantata. Se ha una spada incantata ragazzi alla fine, cioè io come faccio se lui ha una spada incantata? Non posso fare nient'altro. Ora se trovo già del ferro la situazione potrebbe cambiare. Una regola fondamentale di Minecraft è di non scavarsi uno per uno sotto i piedi. Però in questo caso io devo muovermi e devo scavare uno per uno sotto i piedi per trovare appunto del ferro. Per favore fa sì che trovi del ferro per potermi iniziare a potenziare. Oh, sono sceso in una caverna. Posso trovare del ferro per potenziarmi magari? Oro, ma per il momento non ci interessa. Cioè davvero non c'è del ferro. Vorrei solo un pochino di ferro, non sto chiedendo niente di che. Oh, finalmente si
sembra che qui ci sia del ferro. Meno male, così posso prendermi subito i primi pezzettini, cuocerli direttamente. Sapete cosa? Mi sa che mi conviene direttamente cuocere anche, ragazzi, il primo cibo, perché sennò qui moriamo. Quindi ho preso un pochettino di carbone, sì, ma non voglio andare avanti a trovare solo un pezzo di ferro. Oh, quelli sbaglio, oh no, questi sono diamanti. Abbiamo due diamanti dell'altro ferro lì sopra che devo recuperarlo. Così possiamo farci subito l'armatura. Oh, bene, ragazzi, sapete come ci vendicheremo? Ci vendicheremo andando ad attaccare. Quindi mi devo equipaggiare per bene. E in questo modo, secondo me, riuscirò ad equipaggiarmi per bene, perché siamo in una miniera e lui ancora non sta facendo nulla, è ancora nel server. Le opzioni sono due: o si è stufato di appunto ammazzarmi, perché tanto non ho nulla, non mi può rubare nulla, è il suo server, ha tutti i suoi poteri, non ho nessun potere, quindi dopo un po' credo che ti stanchi anche, cioè non è nemmeno divertente. Oppure la seconda opzione è che è andato FK, quindi magari si è allontanato dal PC. Io non ho la più pallida idea, ma sinceramente nemmeno mi interessa, perché finché io posso appunto recuperare tutto ciò che voglio ed equipaggiarmi per appunto andarla a distruggere, mi sta bene, questa cosa mi sta bene. Quindi i primi pezzettini di cibo l'abbiamo, ma iniziamo a cuocere subito i primi pezzi di ferro, e così possiamo fare la nostra prima bellissima armatura. Tra l'altro lì ci sono altri diamanti, ragazzi, gira gira, secondo me, altro che armatura in ferro. Qui secondo me, non vorrei dire cavolate, ma secondo me, ragazzi, inizieremo a farci tipo l'armatura in diamante, non lo so, ma molto probabilmente potrebbe essere così. Quindi recuperiamo gli ultimi pezzettini di ferro e boom, primo picconcino. Così con il primo picconcino posso andare a prendere i diamanti. Ora, sperando che non esce l'avanzamento in chat dei diamanti, dimmi che non esce. Ok, non è uscito. Ci sono anche più diamanti, due diamanti da questa parte, tre diamanti da questa parte, ne abbiamo un altro sopra. Ragazzi, qui mi sa che l'armatura in ferro la saltiamo. Ragazzi, ma siamo, oh mio Dio, ma che cosa, non ho mai trovato tutti questi diamanti. Oh ragazzi, ma quanti diamanti ci sono? 9 diamanti in un colpo solo. Forse perché avete lasciato un bellissimo like a questo video, e per chi non l'ha fatto lasciate like, perché adesso molto probabilmente vedete altri diamantossi per noi. Quindi altri diamanti, e ce ne sono ancora altri. Altri diamanti ancora. Ma ragazzi, no vabbè, ragazzi, non ha senso. Mi sono fatto l'armatura praticamente in diamante completa, cioè non incompleta, però ne abbiamo 14. Per l'armatura completa ne servono 24, quindi ci avviciniamo tipo tantissimo. E questa cosa, ragazzi, è veramente fondamentale. Altri diamanti, altri diamanti ancora. Ancora? Ve lo giuro che io, secondo me, ho l'X-ray negli occhi. No, se trovo gli altri diamanti, mi dite nei commenti se è fattibile una cosa del genere. Veramente, non sto scherzando. E vabbè, oggi Minecraft mi vuole bene. Dai, ho capito, oggi Minecraft... No ragazzi, sono veramente... Allora, ho il loner che mi sta trollando, o non ha senso che sto trovando tutti questi diamanti. Continuavo a trovare una quantità incredibile di diamanti, finché non ne raccolsi abbastanza per creare un'intera armatura completa. Non rimane altro che tornare indietro e prepararci tutta la nostra armatura di diamanti e tutti gli utensili. Ok, ok, possiamo solo farci però l'armatura di diamanti, gli utensili in ferro non è importante, l'importante è l'armatura. Ma? No ragazzi, no no, non ci credo. No ragazzi, ma da quanto in quanto si trovano tutti questi diamanti su Minecraft? Da quanto in quanto? Ci siamo, dov'è che siamo sbucati? Salve signor cavallo, salve a tutti. Ok, bene, teoricamente lui ora non è nei dintorni. No, qui non c'è, perfetto, siamo alle coordinate. Non so che razza di coordinate sono. Bene, io adesso ho finito il legno, però ho recuperato tutto il ferro che appunto avevo cotto, che ne sono solo 11 pezzettini, ma abbiamo 29 diamanti. Quindi secondo me questo ferro basta e avanza molto probabilmente. Quindi recuperiamo un attimino del legno, ci facciamo la crafting table, iniziamo a potenziarci subito. Stavo pensando proprio mentre salivo e facevo appunto la scalinata per tornare sopra, ragazzi, che secondo me qui adesso, in questo momento, se vogliamo veramente sconfiggerlo, ok, va bene fare l'armatura di diamante, ma la cosa fondamentale sono le mele d'oro, se vogliamo resistere a uno dei suoi colpi, ragazzi. Quindi quello che devo fare adesso è andare verso giù, quindi tornare giù e andare a scavare dell'oro. Una volta che abbiamo scavato dell'oro, ragazzi, prendiamo 4, 5, 6 mele e facciamo le mele d'oro. In quel caso posso sfidarlo assolutamente a tutti i costi. Quindi scendiamo giù magari facendo una mini scalinata. No, 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 di nuovo. No, 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 per favore. No, 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 di nuovo, non di nuovo, per favore. No, 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 non mi può ammazzare, non mi può ammazzare, non mi può ammazzare, non mi può ammazzare, non mi può ammazzare. Scappa, 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 perché scappa, 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 scappa. No, 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 no. Non ci posso credere, ragazzi. Tutto quel tempo a scavare diamanti, Marques. No, ragazzi, però no. Grazie per i diamanti, comunque. Evito anche di rispondere, ragazzi. Delle persone del genere non hanno nemmeno assolutamente il bisogno di avere una risposta. No, 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 ragazzi, non meritano una mia risposta. Però non vale, non vale. Non ho idea, ragazzi, non ho idea di come fa. Oh, che caspita. Che caspita sei? No, non mi dire che anche tu adesso devi abusare dei tuoi poteri. No, però lui non ha... Ma da quanto è entrato questo, ragazzi? Ma se non c'era fino a pochissimo tempo fa? Mi sembra di averlo visto forse nel mio server. Ragazzi, conoscete questo Carletto? Me lo fate sapere. Ha un nome... Oddio, non lo so. Mi sembra o che l'ho visto nel mio server. Ciao Marques, sono qui per aiutarti. Dimmi pure, cosa c'è ora? So che l'owner ti sta trattando male. Sì, è vero. Anzi, mi ha appena killato dopo che ho recuperato tantissimi diamanti. Pure con me si è comportato male. Quindi molto probabilmente, ragazzi, lui mi sta dicendo
dicendo che non vorrei dire una cavolata, che ha trovato l'IP anche lui e molto probabilmente è entrato nel server e anche lui sta venendo trattato male da questo owner. Conosco le coordinate della sua base e ho della TNT. Interessante. Vuoi vendicarti anche tu? Bene, 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 ragazzi. Mi sa che io e questo Carletto abbiamo la stessa missione. Abbiamo qualcosa in comune. Sì, gli facciamo saltare la base in aria. Però voglio fargli una domanda. Vuoi che vado solo io o che vieni anche tu? Questa è una cosa che devo sapere assolutamente per vedere se posso andare avanti o... Le ha davvero le TNT, ragazzi? Le ha davvero? Vai solo tu, che io sono scarso in PvP. Ok, va bene, andrò da solo. Ok, va bene, va bene. Sai dirmi qualcosa in più su questo owner, tra virgolette, di questo server Minecraft? Vediamo se ha qualche informazione in più, essendo che lui magari è da più tempo che ha provato ad entrare in questo server, che appunto gioca, e sono curioso di sapere cos'è che sa. È un maestro del PvP, ma è con un altro account, quindi in incognito. E cosa intendi per maestro del PvP? È il giocatore più forte di Minecraft in Italia. Ah, hai capito perché? Lui ha creato l'account, è il giocatore più forte di Minecraft in Italia, Michael Cycle. E molto probabilmente, ragazzi, sapete perché non si vuole far vedere? Perché sennò poi tutti lo prendono in giro, essendo che è un player noto su Minecraft Italia. Ok, bene, mandami le coordinate e dammi le TNT. Ci penserò io a questo, è il mio lavoro. TNT, accendino, fantastico, quello che mi serve. Meno 1511, 79, meno 1208. Oh, ma siamo abbastanza vicini, siamo tipo a 200 blocchi. Bene, io vado, ci vedremo tra poco. Grazie per tutto. Abbiamo una missione, prima di tutto non dobbiamo farci sgamare, ok? Dobbiamo andare a meno 1511, la direzione è letteralmente verso di qua, tanto siamo abbastanza vicini. E la Z è 1200, quindi teoricamente verso questa direzione qui, ok? È vicino ad un lago, tipo? Io devo andare proprio alle coordinate precise, quindi andiamo ancora più avanti e dovremmo trovare un qualcosa, un'entrata nascosta, non lo so, ragazzi, sto vedendo se si trova qualcosa di strano, ma io non vedo nulla qui. Proviamo ad andare proprio a 1511. Con la X mi trovo a meno 1511, meno 1208 con la Z, questo blocco qui, ok? C'è un ingresso o sbaglio? Oh, c'è un ingresso! Allora mi sa che è veramente la base, però ho paura che ci sia lui. Fermi, 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 fermi. Cassa! Ferro! Ok, ferro, smeraldi. Ok, abbiamo tutto. Oh, però non vorrei morire, non vorrei morire, non vorrei morire. Ora, in questo caso sapete cosa potrei fare? Dovrei prendere del legno e farmi la crafting table. Quindi iniziamo a scavare del legno, meno 4 pezzettini devo farmeli. Quindi vado a farmi. Non so se conviene, lascia il piccone. Sapete per... Ah, facciamo entrambi, facciamo entrambi. La spada per il momento non serve. Ok, possiamo recuperare direttamente la nostra crafting table. E adesso entriamo dentro la base con calma. Aspetta, 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 aspetta. Oh mio Dio, no, nasconditi, Marche, se nasconditi, nasconditi, nasconditi. Avete visto? Era nella sua base. Come ho fatto a non vedere la name tag? Ora che è uscito nella sua base possiamo entrare. È il momento adesso, è il momento adesso. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Interessante. Quante pozioni ci sono? Instant health. Oh, queste sono utili per il combattimento. Mi piace, mi piace, mi piace. Recuperiamo tutto quanto, perché no? Bene, non sono splashabili. Avrei bisogno forse di una gunpowder per fare le splashabili. Devo vedere se nelle casse ha qualcosa, vediamo. Oh, gunpowder. Aspetta, se non mi sbaglio, ragazzi, posso fare così. Mettere queste pozioni. Dimmi che le rende splashabili. Se le rende splashabili, ragazzi, quindi che io me le posso tirare addosso, sono tipo, non lo so, il ragazzo più felice del mondo in questo momento. Oh, crate d'oro. Crate d'oro lo recupero. Oh, oh, ha nascosto sicuramente un'armatura di netherite. Non ci posso credere. L'ha nascosta all'interno della sua base. E abbiamo anche le pozioni splashabili. Abbiamo letteralmente svoltato. Fatemi un attimino lavorare a queste ultime pozioncine e ci siamo. Voglio vincere questo combattimento. Voglio vendicarmi, signor owner. Sto arrivando. Sto arrivando per farti fuori, così impari a trattarmi male, trattare male tutti i miei marchessini. Tutte le pozioni sono pronte, togliamo questa armatura, indossiamo la vera armatura. Oh, oh, oh. Qualcuno qui sta arrivando. Avevo anche la scedrina di Sharpness 5. Non voglio nient'altro se non pozioni, scudo e cibo. E anche le TNT, perché prima effettivamente, ragazzi, di attaccarlo vorrei solo divertirmi un po'. Ma giusto un pochettino, sai? Che il divertimento abbia inizio. Arrivederci. Tutto in aria, voglio vedere. Bene, bene, bene. Oh, la sua base mi sa che non c'è più, o sbaglio? Michael, bella base. Mi piace davvero tanto. Cosa? Beh, ti sei voluto divertire. Non dirmi che l'hai fatto. Bella anche la tua armatura di netherite. Wow, wow, wow. Chi è che c'è lì? Aspetta, vedo qualcuno, sbaglio. Vedo qualcuno, sbaglio. Bene, bene, bene. Vieni. Ho il tuo scudo. Ora ti farò fuori. Non puoi assolutamente ammazzarmi per nessun motivo. Ok, è bravo. No, no, le mine d'oro. Io non ho le mine d'oro. No, anche l'ascia, anche l'ascia. No, 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 no. Per rompere l'armatura, ragazzi, devo utilizzare l'ascia. È molto forte, ragazzi. Si vede che è uno dei più bravi in PvP. Mi sta rompendo lo scudo. Mi sta rompendo lo scudo, ragazzi. Mi sta rompendo lo scudo. Calma, mangiamo, mangiamo. Non abbiamo molte pozioni. Sfruttiamole per bene, ragazzi. Devo farlo fuori in qualche modo. No, pozioni di forza. Mi fa letteralmente, ragazzi, il doppio del danno. No, il nostro scudo si sta rompendo. Quello che posso fare, ragazzi, è utilizzare l'accendino ogni tanto. Ok, in questo modo, ragazzi, potrei far prendere un po' di fuoco.
No, no! Non ci credo, non ci credo. È ancora molto da imparare, Marcolino. You've been... E va bene. Se stai vedendo questo video, sicuramente avrò molto da imparare da te, perché sei il coach migliore di Minecraft Italia. E lo accetto, perché non sono i tuoi livelli. Ma tu sai in cosa hai molto da imparare ancora? A non farti griffare le basi. Ci vediamo alla prossima, signor owner. E fidati che prima o poi ti smascherò. Ragazzi, secondo voi, chi si cela dietro questo account in incognito? Indovinate nei commenti.